adesso prepara con Anna Pavignano una serie, e sono stato adesso a Napoli a Castello dell'Ovo, una mostra di poeta Massimo Troisi, ma io sono super fan di Massimo, il suo film Il Postino per me e il suo modo di interpretazione che è super naturale, una persona che non interpreta tanto che è proprio lui, e questo è un omaggio, prima volta io a Venezia con questa maglia di grande Massimo, sì, è per quello. Grazie. Cultura, sono filo italiano. Una mattina mi sono alzato e parlo italiano. Sì. Com'è stare qui al Festival di Venezia per la prima volta? Questa è la mia prima volta a Festival, sono stato a Venezia. Sono stato una settimana prima di pandemia, sono stato a Carnavale qua con mio amico Redroni. E no, questa è una meraviglia. Non so come era prima di Corona, prima di pandemia, però adesso è un'atmosfera più rilassata. Sono stato adesso un mese fa a Cannes, e a Cannes era proprio pazzesco, era tanta gente, tanto, sì, mi piace tanto, ma mare, guarda, bellissimo. Tanti miei idoli, attori favoriti, serbi, slavi, anche che hanno lavorato qua in Italia tanti anni fa, e adesso anche io lavoro qua, per me questo è come un sonno, no? Adesso ho conosciuto a gran maestro Storaro, è un sonno, sì, veramente, sono tanto bene. E il 3 settembre è uscita La Casa di Carta, facciamo un in bocca al lupo. Wow, questo adesso siamo tutti in chat di gruppo e ogni giorno, ma senti, questa storia già sono 4 anni, no? Io pensavo che niente non mi puoi sorprendere più, però adesso questo, l'ultimo show, è più visto show nel mondo. Sono 180 milioni da subscribers di Netflix che hanno visto, è una storia, no, io non ho capito come, però sì,